Non avevo dormito perché mi ero svegliato alle 7 di mattina dopo che ero andato a dormire alle 3 con un motopicco. Picco picco cosa? If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. Ciao Salve! Fede, come stai? Bene, tu? Ti devo fare una domanda importantissima, se no le sorti di questa serata sono tutte buttate via. Ok, dimmi pure. Sai che cos'è un motopicco? Un moto picco? Un motopicco. Una parte della moto. Vabbè, niente. Niente. Sto Stasera ho cercando di cercato, ragazzi, di impostare. riunire tutte quelle persone che una volta erano uomini, quindi. Ah, Esatto. io Quindi. volevo proprio annunciarlo ultimamente, in Esatto, lo realtà. sapevo, infatti ho detto, dai, perché non fare anche sta cosa, Fede? Grazie che mi hai levato questo peso e di doverlo Capito? dire da sola. Meno Esatto. male. Ciao, gente! Manca Oggi un'altra sto in persona. Ma pigiama, mi infatti hanno stavo per dire, detto. perché non c'hai. Niente. Una maglietta decente? No, in realtà va bene anche il pigiama. Aspetta, ragazzi, vi faccio vedere con chi sto parlando. Non sono pazza. Sono così vicina, che schifo. No, perché vedi, posso fare anche così. Oh, così. Mamma, fatemi Così levare è meglio. questo. Così è più bello. No. In verticale Però. mi sembra tipo che mi state qua. Fede, non so se lo conosci, Vic comunque è un ex tossicodipendente. Bello, perché ha smesso? Non ho smesso, in realtà. Comunque, io oggi, sapete perché ci tenevo a fare un talkettino? A No, parte perché mi dici qui. piaceva l'idea di parlare con voi, o forse siete solamente le prime che hanno risposto, ma tralasciando questo, perché è uscita una cosa e io voglio subito sapere il parere di tutti quanti. La Ok, è dico uscita subito. una cosa. È uscita una cosa. Dobbiamo avere paura o No, non è che. No, non è, non è uscito. cosa No, è non è uscito successo? nessun leak dei vostri OnlyFans, tranquilli. E Ok, quindi. anche il tuo a sto punto allora. Anche il mio non è uscito nulla. È uscito l'Apple Vision. L'Apple Visor. Apple. Presente qual è? 4.000 dollari. 4.000 dollari, ok. Però siete pro o contro quella roba lì? Ma però, cioè, è un po' strano mettersi contro a sta roba. Cioè, quindi Cioè, tu lo metti. Cioè, tu sei pro oddio, a non vedere ci una vivrei persona. dentro, nel Ok, senso. allora ti descrivo così. Tu magari vai a fare una passeggiata a Roma o dove stai? O anche te, Vic, vai a fare una passeggiata a In mezzo ai Bucarest. boschi lituani, Esatto. sì. E. In Lituania sei? Wow. Sì, adesso sono qua. Dicevamo, andiamo nei boschi a fare una passeggiata in Lituania. Esatto, prima di dopo aver fatto una passeggiatina anche vicino al mare, perché tanto ormai eravamo lì, allora andiamo dentro il bosco. Ti becchi, a parte che farebbe paura beccarsi uno dentro il bosco con un visore, però ti becchi quelli lì perché quel visore serve per, cioè, per andare a fare, cioè per tenerlo tutti Aumentare, i sì, giorni, vabbè. esatto. Tu te lo becchi davanti e vedi che fa le sue robe. Ma aspetta, chi? Marco, tu becchi Marco che ha il visore davanti a te. È una cosa normale? Così nel bosco no. Beh, allora togliamoci da sto Vabbè, cazzo di bo. dipende. In No, io centro. prima, ad esempio, ti stavo dicendo che devo andare a fare una gara con i go-kart. E stavo dicendo, pensa che figo andarci con il VR, che ti segna come se stessi giocando, che hai proprio la pista, la traiettoria da seguire, il checkpoint da prendere. Quello sarebbe Quello è figo, fighissimo. ho visto Questa è anche una che c'è. figata, però. Anche con l'aspirapolvere, tipo l'aspirapolvere ti dice Le monete. quali sono i pezzi che mancano, no? Che hai già aspirato e quali sono quelli che non hai È aspirato. vero. È Io ho visto quello vero. delle monete. Perché abbiamo questo feed così da donne? Non lo so. Perché tu non hai visto Bella l'aspirapolvere in muso? domanda. Io non lo so perché ho visto l'aspirapolvere, però ho visto uno che. Niente, fanno cose nel VR. A me fa paura invece un bel po'. Cosa? L'Apple Vision Pro? Quella roba lì mi fa una paura boia. Perché pensa al futuro per quello? Cioè, Ci sarà l'invasione di robot un giorno? vabbè, niente, Vicky deve già annunciare Secondo me come. succederà proprio E così. Cioè, un fino. giorno. Avete visto il film Io Robot? Com'è che si chiama con Will Smith? Sì, Ecco, cioè, secondo bellissimo. me un giorno succederà quello. Non No, ci sarete così capace. forse no, però c'è Sì, tipo. succederà, vedrai. Magari adesso è ancora presto. Ovviamente è ancora presto, però un giorno ci sarà l'invasione, sto dicendo aliena, no, quella di robot. No, a me mette l'ansia. Cioè, io posso capirlo tipo come giocattolo, che la roba tipo dei go-kart è una figata, effettivamente. Perché tu vedi la traiettoria, vedi i tuoi amici che magari, non so, hanno delle robe sopra, quindi è molto carino. Però nell'uso quotidiano a me fa paura da morire. Ma io ne stavo parlando l'altra volta e...
secondo me è tipo, cioè ti fa paura perché ti immagini nel bosco il tipo con no, il bisogno anche, che ti viene incontro. Non è che mi fa paura esteticamente. O tutti andare in giro col visore, così ci sta. No, mi fa paura l'idea che le persone hanno bisogno della, cioè del digitale anche quando sono fuori, capito? Ma vedi che secondo me poi diventerà una cosa, cioè proprio utile. Adesso ancora non, sì, adesso non lo vediamo tutto il potenziale, però magari poi un domani diventeranno tipo delle lentine, secondo me, che metti e magari quando guidi ti dicono di stare attenta a quello, di stare attenta a quello, cioè magari. Ma ok, ditemi delle cose per il quale sarebbe una figata per delle persone nella vita quotidiana. Io in ambito lavorativo lo capisco, magari tipo... non so, uno che deve fa progetti 3D di materiali, di meccanica di precisione, allora ti fai tutto il modello lì davanti, te lo vedi e poi lo mandi in stampa o altre, okay, o altre cose. Ma nella vita reale, cioè una persona così, perché dovrebbe mettersi il visore? Boh, ti vedi le cose gigantesche, se è più immersivo. Cioè immagina guardarti qualcosa... No, cioè, io il VR, io l'ho visto 10 minuti fa, il coso, l'unboxing dell'Apple, del visore nuovo, no? Secondo me è una cagata, per ora, perché non è effettivamente utile, non ci sono troppe cose che ci puoi fare, sì, ci puoi lavorare, puoi vedere, che ne so, le foto gigantesche, o com'è che si chiamano, le panoramiche, che secondo me quelle sono inutili. Chi è che ha mai fatto una panoramica con l'iPhone? Io forse, ed è uscita malissimo, perché era Io però mai in 4 anni. Te non hai un iPhone? L'unico che ho preso me l'hanno rubato dopo 3 mesi. Ho detto basta. L'hanno rubato? Quel nome era Tim Cook. Una ferita aperta. Cosa sto dicendo? Ah sì. Che hai rubato un iPhone 2 mesi fa, 3 mesi fa. Sì, per questo sono scappata in Lituania. Sì, l'unica cosa figa secondo me, ti immagini sei nel letto e ti puoi vedere dei film figa enormi così. Quello cioè, è bello. Immagino uno che paga 6.000 euro a Milano e quindi letteralmente ha solamente un letto sporco che dice ok, me lo guardo lì. Un bel 4.000 euro di, esatto, di visore, però, per i film ci sta. Vabbè, solo per i ricconi. Sì, ho capito, ma se c'hai un portatile hai già fatto tutto, per dirti, no? Sì, ma non è la stessa cosa, è come se fossi dentro il film, no? Non è la stessa cosa, ok, ma allora non è lo fai per necessità, ma perché sei pigro e perché sei viziato e perché... Un giorno quelli che avranno il visore, un giorno ci saranno un sacco di visori, sarà la normalità e saranno tutti ciccioni. Perché è come nel cartone animato Wall-E, era nel Wall-E che... Era Wall-E che erano tutti super obesi. Sì. Secondo te non sarà così? È così. Dici? Sì, per forza. Però è paradosso, perché il visore, come ti può aiutare nelle altre cose, ti può aiutare a tenere traccia della tua alimentazione, magari in tempo reale ti fa vedere quante calorie, le calorie c'ha, esatto, capito? Il gas. Quindi a quel punto non puoi diventare super mega iper, pam, perché c'hai quello lì davanti. Vabbè, allora ce l'abbiamo quasi tutti, quell'orologio e l'Apple Watch. Io adesso non ce l'ho perché Skype. No. Senza però... iPhone non... Però infatti molti... No, ma non è che... Coltello, non è che per forza dell'Apple l'orologio, ci sono anche quelli delle marche più scrause, comunque. Ma perché devi bullizzarla? Nemmeno la conosci? No, non lei, no, assolutamente, dico in generale. Tipo il Mi Band o quelle robe lì, ok? Sì, non avere l'Apple coso. E cos'è che fanno? Voglio dire che con quell'orologio ti dice tutto, ti dice quanti passi fai, ti dice che ti devi muovere, ti dice quando ti devi alzare, tutte quelle robe lì, però magari non lo fai, quindi non per forza con l'orologio o con quelle cose che dici tu, che praticamente ti aiuterebbe a non diventare ciccione. Secondo me lo applicheranno a un sacco di cose, cioè magari adesso non riusciamo neanche a pensarci cosa potremmo farci, però... Cioè, ma Fede, tu guidi così tanto male da aver bisogno di un occhiale che ti dice ehi, c'è un vecchio che si sta lanciando sotto il tuo ruota? Devo farti vedere quanto guido male. Cosa vuol dire devo farti vedere? Hai un video? No. Tu non ti preoccupare, io ti mando un link... privato. No dai, però per la macchina esistono già gli assistenti delle macchine, tipo la mia macchina, che non è chissà quanto costosa, è una Ford normale, bellissima, però quando magari fa un calcolo ipotetico tipo della traiettoria, vede che la macchina davanti è ferma, fa gli allarmi, fa suona per dirmi attenzione, e se non vede che freno nell'arco di 2 secondi
tira una frenata. Secondo te è meglio così o sono meglio old school, tipo le macchine senza sensori, quelle robe lì? Ma allora, secondo me è giusto la via di mezzo. Tipo, io non prenderei mai una Tesla, per dire, non farei mai guidare la Tesla. A parte la paura, ma poi cioè, credo che comunque nel guidare ci sia un'arte, cioè è proprio bello, se no non ha senso. Se no a sto punto ti prendi un, com'è che si dice, un pilota personale, un... No, quello sì, però devi considerare che quando guidi ci stanno anche altre persone e le altre persone hanno detto che siano in grado. Quindi... Quello è vero, però magari farei dei corsi. Cioè, le macchine elettriche, no? Col pilota automatico. Cioè, no. Non per forza elettrica, però col pilota automatico, cioè vedi, anche qui diventa tutto più facile, semplificato, che non ti devi proprio impegnare al momento. Ecco, il motivo in più per il quale diventeremo tutti ciccioni un giorno. Ma perché devo diventare obeso anch'io? Ma lasciami così! Vedremo, vedremo se sarà così. No, mi è arrivata una cosa, un attimo. Hai visto? Io l'avevo il visore e quelli erano gli ostacoli da abbattere. Ma cartellone pubblicità che fa luce della luce che hanno da battere. Ah, non è grave, ok. Allora sei ma no, sei tu? Sì. Posso descrivere quello che mi hai mandato? No, puoi anche farlo vedere. Acilia, si legge Acilia? Sì. Acilia dopo Antonio. Incidente abbatte cartello pubblicitario e palo della luce. Cioè, quindi tu hai fatto un incidente e poi sei andato contro il palo della luce e il cartello? Ma non ti sei fatta male, spero. Niente, niente. Ma com'è successo, se ti va di raccontare? Cosa non volevo? Niente, allora partiamo dal presupposto che non dovevo sorpassare perché erano strade a doppio senso di marcia. E vabbè, questa stava andando troppo lenta, troppo. Allora io ho fatto per superarla, solo che questa all'ultimo a me, infatti poi mi hanno dato concorso di colpa perché hanno visto che questa era abbastanza rimbambita. All'ultimo ha messo la freccia per girare, solo che non ha visto che io la stavo sorpassando. Quindi si è buttata, mi ha dato una botta mentre io stavo super accelerando e mi ha buttato sul marciapiedi e ho buttato giù il cartellone e il palo. Beh, meglio il palo. E ogni volta che passo in quella strada manca un palo della luce, c'è un buco per terra. Manca un palo della luce, mi fa ridere come cosa. Madonna, cioè fortuna che non ti sei fatta nulla, cioè, letteralmente. No, stavo facendo una gara. Veramente? Sì. Sono esperienze di vita. Ma... però questa andava lenta davvero. E ti hanno dato il concorso di colpa, quindi vuol dire che non era 100% colpa tua? No, perché cioè se questa non avessi messo la freccia prima. Anche perché poi c'è anche un'altra legge della regola della strada che poche persone si ricordano che esiste, che anche quando non si può sorpassare, se tu vedi una macchina che ti sta sorpassando, devi per forza favorire il passaggio. E secondo te l'intelligenza artificiale ti avrebbe potuto aiutare? Secondo me mi avrebbe messo tipo l'allarme, tipo non farlo, non lo so. Però con lì prima, segnale. Però paradossalmente... Forse avrebbe già calcolato in anticipo. No, non lo può. Non lo può se in qualche modo... Magari sarebbe potuto servire alla tipa che voleva svoltare. Sì. Però sicuramente a quel punto, avrebbe cambiato qualcosa. A quel punto non servirebbe allora l'assistente. Ma avete presente che le macchine adesso negli specchietti hanno tipo quelle lucine che lampeggiano quando tu li superi? Quindi paradossalmente no. Bastava quello. No, io no. Vabbè, Lilli, tu no. Tipo, immagina un cavallo con il carro dietro. capito che ci sono delle lucine. Che ridendo e scherzando, ma tutte le lei c'ha la sta cosa, quelle più nuove, no? Qua da me dicono non avrebbero fatto girare la Smart, magari. Cioè, era una Smart? Sì, ed era una signora. Una signora? È una signora invalida. Non sto ridendo per gli invalidi signori, perché... No, assolutamente. Ma Federica, ma tra tutte le persone con la quale tipo devi schiantare, però... No. Ma scusami! Ma che persone... No, rido perché sto tristissimo. Dai. Io anche sto piangendo. Ma veramente. Vabbè, ma prima o dopo l'incidente? No, prima. Cosa c'aveva se si può? Sono scesa dalla macchina. Mi dispiace, però la freccia la poteva mettere. No, perché io non sapevo la strada. Però io già non cammino bene. Ah, proprio niente. Fisicamente. Ma sì. Come so? E quindi io ho detto, ecco qua, ora me ne vado in carcere direttamente. No, te hai fatto... ma Vic, ma potrei mangiare quel biscottino nel mentre che dici è come se no, dai. Non era invalida, regà, perché aveva la Smart, no. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.